Buongiorno a tutti, benvenuti al 31° webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di competenze digitali per la PA e di esperienze di utilizzo del quadro europeo delle competenze digitali, il cosiddetto DigiComp. Abbiamo un programma fittissimo oggi, il webinar durerà come sempre 1 ora e 30. E abbiamo con noi Salvatore Marras che farà l'introduzione e la moderazione del webinar, Stefano Kluzer, ricercatore freelance, esperto appunto di competenze digitali, e poi abbiamo 3 esperienze oggi che ci parleranno dei loro progetti di applicazione del DigiComp all'interno delle proprie amministrazioni. Quindi abbiamo Grazia Guermandi della Regione Emilia-Romagna, Roberta Gaeta di Roma Capitale e Ivo Forni di ANPAL Servizi. Infine abbiamo Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica. Allora, io come sempre prendo un po' di tempo per dare modo a tutti di collegarsi e vi ricordo che questo webinar è organizzato nell'ambito di una convenzione con Agid, di Formel SPA con Agid, Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo è sempre quello appunto di facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Quindi oggi il tema di oggi è quello delle competenze digitali che ovviamente è fondamentale affrontare per far sì che sia i dipendenti della pubblica amministrazione siano in grado di agire attivamente nei processi che li riguardano, ma anche poi le competenze dei cittadini, di base dei cittadini. Quindi questo è il tema di oggi che si ricollega anche a quello del precedente webinar dell'8 novembre, nell'ambito del quale abbiamo presentato il progetto delle competenze digitali e del syllabus e della consultazione online, attualmente anche sempre aperta fino al 21 dicembre, dove ognuno di noi può andare a leggere questo syllabus che è stato appunto presentato in questo webinar e dare un contributo attivo per migliorarlo. A questo link trovate la registrazione dell'evento e quindi se non l'avete seguito potete andarlo a rivedere. Quindi questo webinar si introduce appunto come seguito di quel precedente webinar dedicato al syllabus. Allora, venendo nel dettaglio del programma di oggi, appunto apriamo con Salvatore Marras che ci parlerà del syllabus delle competenze digitali per i dipendenti della pubblica amministrazione e farà insomma, una breve introduzione. E poi passeremo a Stefano Kluzer, ricercatore freelance, ex ricercatore senior della Joint Research Center, che ci parlerà delle esperienze di utilizzo del DigiComp e della guida DigiComp into Action. Poi abbiamo il progetto Pane Internet per le competenze digitali dei cittadini, con Grazia Guermandi della Regione Emilia-Romagna. Per Roma Capitale, Roberta Gaeta ci parlerà della rilevazione delle competenze digitali dei dipendenti, appunto di Roma Capitale. E Ivo Forni di ANPAL Servizi che ci presenterà il progetto Prodigeo per le competenze digitali degli operatori del mercato del lavoro. E chiuderemo con il syllabus delle competenze digitali per la PA con Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi abbiamo un programma fittissimo, quindi vi ricordo brevemente la chat per porre le domande ai relatori e vi ricordo che la registrazione e i materiali condivisi dai nostri relatori di oggi saranno pubblicati su Eventi PA. Quindi non mi prendo ulteriore tempo, appunto questa è la pagina dell'evento dove troverete registrazioni e materiali e le slide dei docenti e direi di cominciare a entrare subito nel vivo di oggi e do la parola a Salvatore Maras di Formel SPA per una breve introduzione e appunto prego tutti i relatori di cercare di stare nei tempi in modo da rimanere nei tempi. Buongiorno Salvatore. A te la parola. Buongiorno, buongiorno. Proprio perché siamo in tanti sarò rapidissimo. Mi interessava soprattutto, come dire, ricollegare il seminario online di oggi con quello precedente che ha presentato il syllabus e la consultazione sul syllabus che è in corso.
abbiamo pensato che poteva essere utile anche recuperare le esperienze che sono state fatte in questi anni per lo sviluppo delle competenze digitali nella pubblica amministrazione, soprattutto in una ottica, che è quella di capire come si passa dalla definizione delle competenze alla rilevazione delle competenze esistenti, a una valutazione dei fabbisogni e a delle azioni formative. Quindi siamo andati a cercare nell'amministrazione italiana chi aveva già realizzato esperienze concrete. Abbiamo tre casi diversi, perché la Regione Emilia-Romagna ha soprattutto focalizzato l'attenzione sulle competenze digitali dei cittadini, quindi un ambito nel quale il modello Digicomp trova piena applicazione. Abbiamo il caso del Comune di Roma, che ha usato quel modello per rilevare le competenze esistenti, e infine abbiamo Ampal Servizi, che ha portato, diciamo, il suo progetto fino alla realizzazione di un percorso di formazione online destinato agli uffici per il lavoro. Quindi abbiamo dei casi diversi, ma in qualche modo come dire, che si integrano tra di loro. Io volevo fare, come dire, un passo iniziale, che è quello, ma vado direttamente alla fine della presentazione, che è quello soprattutto di dare un'avvertenza. Digicomp e Syllabus non sono in alternativa, quindi non devono essere letti come uno al posto dell'altro. C'è questa fascia, come dire, di base, che è quella che distingue le competenze che devono essere in qualche modo comuni a tutti i cittadini, che lavorino o non lavorino, che lavorino nella PA o non lavorino nella PA. Quindi Digicomp si concentra sulle competenze digitali di tutti noi. Il Syllabus aggiunge tutta quella parte che, essendo tra l'altro Digicomp un modello europeo generale, tutta quella parte che c'è nel Syllabus è quello che è specifico per chi lavora nella pubblica amministrazione. Quindi sono quelle competenze di base di chi lavora dentro la PA, che in qualche modo si devono aggiungere alle competenze che vengono portate da ciascuno di noi. Come in qualche modo si integrano questi due sillabi? Si integrano col fatto che hanno intanto delle aree di competenza che hanno lo stesso nome, la parte dei dati, la comunicazione e la sicurezza, con delle competenze specifiche che si aggiungono. Quindi faccio l'esempio dei dati aperti, gli open data dentro Digicomp non sono esplicitati, ma sono una delle risorse, tra l'altro, informative più rilevanti per la pubblica amministrazione. Dietro gli open data c'è tutto il patrimonio informativo pubblico. Ci sono anche degli elementi che in qualche modo, come dire, corrispondono, ma ovviamente dentro il syllabus c'è una specificità che è proprio legata a cosa significa valutare e gestire i dati nella pubblica amministrazione. Ci sono poi delle aree dentro il syllabus che Digicomp non prevede in maniera esplicita: tutta la parte di gestione e erogazione dei servizi online, dell'identità digitale, tutto quello che rientra sotto il cappello della trasformazione digitale, quindi dal piano triennale alle tecnologie che in qualche modo diventano strategiche per la pubblica amministrazione. Quindi mi limito a questo brevissimo quadro, ripeto, con la sottolineatura che non sono due modelli in alternativa all'uno all'altro, sono due modelli che in qualche modo si sovrappongono. Alla base c'è il Digicomp e sopra, quando si passa al mondo della PA, c'è il Syllabus. Vi ricordo che c'è una consultazione, per chi non avesse partecipato al seminario precedente, questo è l'indirizzo, quindi siete invitati a dare dei contributi, delle idee per arricchire e migliorare il Syllabus. La consultazione è aperta fino al 21 dicembre, e a questo punto darei la parola a Stefano Kluzer, che
che avendo comunque lavorato al Joint Research Center della Commissione europea ha sicuramente una visione ampia di quello che è accaduto in Europa e magari ci può anche raccontare di qualche esperienza europea che è stata fatta nell'ambito dello sviluppo delle competenze digitali. Stefano, se vuoi aprire la tua webcam, ti darei subito la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perfetto. Adesso appena parte la presentazione. Nell'attesa magari comincio a dire qualcosa. Dunque, la presentazione tocca tre punti. Il primo, molto velocemente, perché ho capito che cos'è il DigiComp, la sua struttura, i contenuti, le finalità, eccetera, li avete già affrontato in precedenti incontri. Quindi pensavo di scorrerlo velocemente perché magari c'è qualcuno che non dico lo sente per la prima volta, ma insomma è utile per creare un quadro al volo comune di cosa stiamo parlando. Poi passavo alla presentazione della guida, vi spiego cos'è questa guida DigiComp into Action che è stata prodotta l'anno scorso dalla Commissione europea e poi, come mi è stato chiesto, alcuni esempi di applicazioni del DigiComp in contesti che secondo me possono essere interessanti per la pubblica amministrazione italiana e per l'operazione che si sta facendo sulle competenze digitali. Sapete tutti, la competenza digitale è una delle 8 competenze chiavi per l'apprendimento permanente. È stata un po' aggiornata con la revisione della raccomandazione del Consiglio europeo di quest'estate, di maggio, ma nella sostanza si parla di appunto utilizzo del digitale con dimestichezza, spirito critico e responsabile. Il DigiComp è stato sviluppato proprio perché questo concetto di competenze digitali era un concetto nuovo qualche anno fa per descrivere e dare quali sono le competenze digitali chiave articolate in livelli di proficiency, di padronanza, con esempi di conoscenza, abilità, attitudini per far capire che cosa si intendeva, il quadro, che cosa intendeva, cosa voleva dire. Lo scopo era quello di sviluppare una comprensione completa e condivisa tra tutti su cosa siano le competenze digitali per i cittadini. Questo è un aspetto molto importante perché il DigiComp, come diceva prima Salvatore Marras, è stato pensato avendo in mente i cittadini. Poi, essendo stato fino a pochi anni fa l'unico fermo delle competenze digitali in circolazione, è stato applicato anche in contesti che non sono solo di vita quotidiana, diciamo così, ma anche contesti di lavoro professionale e così via. È importante, io dico sempre, DigiComp parla, riguarda le competenze digitali cosiddette soft, trasversali. Quindi è diverso, DigiComp non parla delle competenze professionali dell'ICT che sono definite e descritte dal framework delle CF e neppure tocca le competenze digitali di tipo più specialistico. Che sono per esempio quelle di cui parla il syllabus della pubblica amministrazione italiana. DigiComp è stato costruito sulla base di un processo scientifico abbastanza solido, con un grosso confronto tra esperti e anche con il coinvolgimento di stakeholder, perché l'obiettivo era quello appunto di creare un linguaggio, una comprensione comune di questo concetto delle competenze digitali, ed è stato sottoposto, come sapete già, a processi di aggiornamento e revisione. Ci sono il primo DigiComp del 2013, c'è stata una versione del 2016 e una del 2017. Io faccio riferimento a quest'ultima. Si parla sempre delle 5 aree di competenze, l'ha già illustrato prima Salvatore, descritte in 21 competenze, articolate, diciamo, in 21 competenze specifiche su 8 livelli di padronanza. Ho messo sotto i due link alla versione, diciamo, in inglese, europea del DigiComp e alla versione italiana curata l'anno scorso da Agid. Non entro nel merito, queste sono le 21 competenze che probabilmente conoscete, molti di voi conoscono, e
L'elemento importante dell'ultima revisione della versione 2.1 è questa, cioè gli 8 livelli su cui si articolerebbe la competenza digitale. Credo che vi sia già stato spiegato, insomma, come è stata fatta questa operazione. Sono state incrociate sostanzialmente 3 dimensioni: la complessità dei compiti, che diventa via via crescente, il livello di autonomia dell'individuo, e la prevalenza di dominio cognitivo, secondo la tassonomia di Bloom, che nelle diverse fasi, nei diversi livelli, è presente nella competenza. E questa infografica è stata proposta per illustrare in maniera semplice, diciamo così, chiara, il processo. Quindi si parte dal mettere il piede in acqua per sentire tastare il terreno, diciamo così. Poi piano piano si entra in acqua, si impara a nuotare, si aiutano gli altri ad imparare a loro volta e si arriva agli stadi, diciamo, livelli 7-8 specializzati, ad avere addirittura una capacità creativa nello sviluppo di proposte nuove, in questo caso un piccolo veliero, delle tavole da surf. Quindi questo è il concetto degli 8 livelli. Adesso non entrerò tanto in questo aspetto, però è importante segnalare che nelle applicazioni del Digicom che si stanno facendo in questo momento in giro per l'Europa, molti comunque continuano a ritornare sui 3 livelli, quelli iniziali, quindi base, intermedio, avanzato, perché nella traduzione pratica, nell'applicazione pratica del Digicom risulta complicato gestire questa differenziazione così sottile tra i diversi livelli, anche se ovviamente un concetto di progressione rimane. Digicomp into Action è una guida che potete scaricare dal link quasi invisibile che c'è in questa slide, che è stato prodotto l'anno scorso, e ha un framework, ha una guida gemella che riguarda un altro framework sulle competenze dell'Unione Europea, che è quello che si chiama Entrecom, delle competenze imprenditoriali, che sono stati creati insieme e hanno una struttura simile. L'obiettivo era quello di dare agli stakeholder, quindi non è una guida per i cittadini, è una guida per chi deve realizzare politiche sulle competenze digitali o le competenze imprenditoriali nel caso dell'Entrecomp, spiega che cos'è il Digicomp e come è stato usato, presenta, questo è un po' il cuore della guida, 38 esempi di uso, di implementazione del Digicomp, fornendo quindi con l'intenzione quella di dare un'opportunità agli altri per imparare. La guida è costruita, questo è l'indice, adesso non entro nel dettaglio perché penso che sia più interessante usare il tempo sui casi, sulle esperienze. Sottolineo il fatto che ci sono, oltre a una veloce presentazione del Digicomp, queste risorse, queste esperienze che sono state individuate come esemplificative interessanti e anche alcune risorse pratiche che sono tutte le traduzioni in varie lingue del Digicomp, un confronto tra il Digicomp e altri framework sulle competenze digitali e così via. Nella guida è stata fatta un'analisi, diciamo a grandi linee, di come viene messo in pratica il framework, individuando 5 ambiti che possono essere o indipendenti o spesso sono, nei casi ci sono non tantissimi esempi in Europa, ma ci sono alcune esperienze che li hanno praticamente applicati tutti. In particolare il caso forse più interessante in questo senso è quello ICANOS nei Paesi Baschi, dove hanno seguito tutto il percorso. Quindi si parte tipicamente da prendere in carico il Digicomp, interpretarlo, tradurlo nelle lingue, perché appunto all'inizio era in inglese. E soprattutto specificarlo, quindi capire da una parte quali sono le competenze del Digicom che interessano in funzione del contesto di applicazione ed uso che uno ha in mente, e anche poi declinarlo in termini più operativi, perché chi di voi ha guardato il Digicom per i suoi descrittori ha visto che tendono ad essere abbastanza generali e astratti, volutamente, perché il Digicom è stato creato con l'idea che non fosse un framework che diventava obsoleto dopo un anno, però questo si paga e che fosse anche un framework flessibile, quindi adattabile a contesti diversi, però questo significa che poi qualcuno deve fare l'adattamento, che non è un lavoro facile, ma è un lavoro molto utile perché è proprio attraverso questo processo di specificazione del Digicom che di solito si crea una comprensione, una comunanza di linguaggio, di comprensione di che cosa è la competenza digitale e quali sono gli obiettivi del suo sviluppo che ci si dà in un certo contesto, che sono appunto il punto di partenza del processo. Sulla base, una volta definiti quali sono gli obiettivi, tipicamente si sviluppano strumenti di assessment, valutazione
ci sono queste, le competenze che noi ci stiamo proponendo come obiettivo, ci sono, non ci sono, a che livello sono e così via. Il Digicom è stato usato anche a valle di questo, poi per formare da una parte i formatori. Digicom propone un modo di affrontare la competenza digitale molto diverso da quello seguito tradizionalmente da chi faceva corsi di informatica. Quindi la formazione dei formatori importanti e poi l'applicazione per gli utenti finali con anche esperienze di validazione e certificazione delle competenze acquisite. Questo è stato fatto analizzando 30 casi studio e 20 strumenti che sono quasi sempre associati a questi casi studio, in altri casi sono autonomi, che sono stati tutti classificati in base a tipologie di stakeholder, policy maker, in particolare in ambito dell'education, ma non solo, il mondo dell'educazione, scuola ed educazione non formale, e il terzo settore, il mondo delle imprese, con qualche caso, e le finalità che sono state, per le quali sono state, che è stato dotato il Digicom, che come vedete riguardano la formazione in senso di istruzione in campo scolastico, la formazione in chiave di apprendimento permanente e inclusione digitale della popolazione, oppure azioni che riguardano l'occupabilità. No, questi sono i casi che ho estratto, sui quali vi dirò due parole molto velocemente. Se siete interessati potete entrare nella guida, ho messo il codice che vedete a sinistra, che è quello che consente di identificare il caso, ci sono delle schede descrittive di tutti i casi e degli strumenti. Allora, Prodigeo, non ne parlo perché ne parlerà dopo Forni, è uno dei casi che abbiamo identificato. Sempre direttamente, diciamo, nella pubblica amministrazione intesa in senso lato, c'è un'esperienza fatta dall'equivalente della funzione pubblica, diciamo, spagnola, dove è stato sviluppato un corso di e-learning proprio strettamente basato sul Digicom, che è stato rivolto a circa 1300 persone. In questo momento questa esperienza, la società di formazione che ha fatto questa esperienza, la sta replicando a livello locale con la comunità autonoma di Madrid. Sempre in Spagna, prima che uscisse il Digicom Edu, che forse alcuni di voi conoscono, è la versione Digicom che è stata creata per il mondo dell'education, della scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione Spagnola ha sviluppato una declinazione del Digicom per gli insegnanti. Interessante il framework, come l'hanno declinato, ma interessanti soprattutto la moltitudine di strumenti per la formazione degli insegnanti con le modalità più varie, MOOC, piccoli cose, strumenti volanti, agili per la formazione e così via. Segnalo l'esperienza dell'Anglia Ruskin University perché anche loro, in questo caso, è stata formazione di personale accademico, quindi docenti, ricercatori e personale amministrativo dell'università in Inghilterra, dove è stato usato il Digicom per creare sia la strategia che un'offerta formativa molto agile, molto veloce, brevi pillole di formazione erogate a distanza, compatibili diciamo con gli impegni professionali di chi lavora. L'esperienza dell'educazione degli adulti nelle Fiandre è interessante per come hanno costruito una piattaforma nella quale tutti quelli che fanno formazione, in quel caso ai cittadini, ma potrebbe riguardare chiunque fa formazione su Digicom, può condividere il materiale didattico e la propria interpretazione delle competenze digitali come le hanno applicato nei diversi contesti. Il progetto Musa ha sviluppato una proposta formativa dove sono stati mischiati l'ECF, quindi il framework per le competenze ICT professionali, con il Digicom per definire quattro profili di nuovi operatori dei musei che hanno un pesante contenuto digitale e erano partiti con l'idea di usare solo l'ECF, poi si sono resi conto che lo strato Digicom era indispensabile, quindi è stato fatto un merge, diciamo così, una miscela dei due framework. Smartif Map è uno strumentino che, se volete, potete vederlo anche, c'è una versione semplificata in italiano online,
che serve per fare l'autovalutazione delle competenze, ma Smartive è una società di consulenza di Milano che soprattutto usa questo strumento per accompagnare processi di trasformazione digitale, la digital transformation, diciamo così, in grandi aziende. Hanno iniziato da poco un'esperienza interessante nella pubblica amministrazione con un'agenzia dell'Unione Europea, quella che sta a Parma, che si occupa di alimentare. Infine, questo è un altro strumento interessante, il Digital Competence Wheel, sviluppato da una piccola società danese, che offre, è interessante come test, uno se lo può fare, e possono confrontare i risultati con quelli di figure che hanno lo stesso profilo professionale per capire gli altri come sono messi rispetto a te. Ho segnato Skillage perché è uno strumento sempre di autovalutazione per il mondo del lavoro, cioè, di cui c'è una versione anche in italiano. È largamente mappato sul Digicomp, anche se non è strettamente, perché è stato sviluppato in realtà un anno prima che uscisse il primo Digicomp. Niente, questo è tutto, una carrellata molto veloce, spero di aver incuriosito soprattutto a guardare la guida, la potete trovare e scaricare. Vedo che ci sono diverse persone che chiedono dove si trovano, si possono vedere. Se scaricate la guida, nella guida ci sono i nomi delle persone che hanno fatto questi progetti con le loro mail, e i link ai siti da dove ci sono, risorse utili e così via. Grazie. Stefano, c'è anche una domanda che è di Ciro Spataro, se esiste una ontologia europea delle competenze digitali del Digicomp. Non mi è chiara la domanda, non so se a te è chiara, ma te la passo così come. In un certo senso. Sì, no, diciamo che il Digico in un certo senso, adesso non so cosa si intende in questo caso per ontologia, però vuole essere quello, nel senso che prima del Digico non esisteva una descrizione, c'erano delle descrizioni fatte da, non a livello europeo, c'erano delle descrizioni fatte dall'UNESCO, da alcuni stati nazionali, ma una definizione condivisa, cosa significa competenze digitale, quindi le 5 aree, le 21 competenze, gli scrittori delle competenze sugli 8 livelli e così via, non esisteva. Quindi, è questa cosa qui. Quello che sta facendo ESCO, che forse alcuni di voi conoscono, è che è il sistema europeo che definisce la classificazione ufficiale delle professioni e delle competenze. Di fatto ESCO sta incorporando per le competenze digitali, però stanno incorporando il Digicomp. È un processo in atto, però stanno facendo questo. Non so se è la risposta alla domanda, ma. Benissimo, ho risposto, perfetto. Io passo la parola a questo punto. Allora sì, grazie Stefano. Chiedo alla collega dell'Emilia Romagna di attivare la webcam e Buongiorno. anche ai nostri di cambiare la presentazione. Buongiorno a tutti, mi vedete, mi sentite? Grazie, ti chiederei anche di presentarti brevemente. E poi di Sì. presentare la vostra esperienza. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Grazia Guermandi, mi occupo del progetto Pane Internet in Regione Emilia-Romagna. Diciamo che nasco come progettista di formazione diversi anni fa e poi piano piano diciamo, mi sono avvicinata sempre di più al mondo del digitale. E quindi ormai, ecco, diciamo, ormai quasi da 10 anni, insomma, seguo questo progetto che è proprio un progetto di sviluppo delle competenze digitali per i cittadini. Allora, farei una breve introduzione a Pane Internet, un po' per contestualizzare, visto che è un contesto un po' particolare, quello dei cittadini, e poi andrei, insomma, a specificare un po' di più come abbiamo utilizzato il framework del Digicomp all'interno della programmazione di Pane Internet. Allora, velocemente, ecco, Pane Internet è un progetto dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna. Adesso ho oscurato qua nelle slide il blocco delle competenze perché appunto di questi 4 assi di intervento dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna ci siamo focalizzati e noi siamo dentro ovviamente l'asso delle competenze, in questo caso competenze dei cittadini. L'abbiamo chiamato con l'ultima, noi andiamo avanti a periodi di programmazione, di solito di 2 o 3 anni, e
il progetto in questo arco, in questi periodi di 2 o 3 anni, anche tempo un po' di riflettere sui cambiamenti e cercare di adeguarne le nuove programmazioni un po' al mondo che cambia, perché voi immaginate dal 2009, quando abbiamo cominciato a parlare di competenza digitale, intanto appunto non c'era il Digicomp, non c'erano, comunque non erano così diffusi i sistemi mobile, quindi diciamo le cose cambiano molto velocemente. In quest'ultima programmazione che a breve partirà, cioè sarà dal 2019 al 2021, abbiamo messo a pane internet, abbiamo aggiunto cittadini al 100% digitali, perché questa sarebbe un po' l'aspirazione di pane internet. E i nostri obiettivi, qua condenso un po' quello che è successo sia nel passato e quello che sarà il futuro per semplificarlo. Semplificare un po' la visione, quella di sostanzialmente abilitare, favorire l'accesso proprio dei cittadini alla società dell'informazione. Questo ovviamente è un obiettivo molto ampio che poi si declina in attività più specifiche che poi andremo a vedere. Comunque, Pane Internet nasce come progetto di inclusione digitale. E in effetti devo dire che quando abbiamo cominciato il tema dell'inclusione digitale, cioè di portare online molti cittadini che erano rimasti esclusi, era molto molto importante. Adesso per fortuna le cose insomma sono un po' cambiate. Un secondo aspetto che appunto si è aggiunto negli anni è proprio quello di favorire un uso evoluto della rete, di internet e delle sue applicazioni. Noi sappiamo che l'Emilia Romagna, per esempio, è una regione in cui abbiamo insomma delle buone percentuali di utilizzo da parte dei cittadini dei servizi di internet, eccetera, però rimangono ancora pochi i cittadini che sfruttano tutte le potenzialità in modo pieno. Per fare queste attività lavoriamo come network. Network nel senso che non possiamo fare tutto, diciamo, dalla regione, ma ci appoggiamo sostanzialmente al sistema degli enti locali, quindi ai comuni, comuni di luogo, unioni di comuni. Cerchiamo di sviluppare dei network locali che abbiamo chiamato punti pane internet. Adesso entrerò nel merito di questo, ma le attività di cui parlerò vengono sostanzialmente coprogettate, progettate a livello regionale e vengono poi realizzate utilizzando questo network di soggetti che partecipa attivamente nel territorio. Le due parole chiave per noi sono competenze e cultura digitale. Detto ciò, ecco come arriviamo al Digicomp. Partendo, adesso sentendo la presentazione di Stefano Cluzer, dice sì, il Digicomp non c'era, si parlava intanto di informatica, di alfabetizzazione soprattutto. Il tema della cittadinanza digitale c'era, legato al concetto di competenza chiave nell'arco della vita che è venuto fuori nel 2006, nel 2009 ancora era giovane. Diciamo che il passaggio è stato un po' questo, passare da un uso, da un'idea della competenza digitale come strumentale, cioè uso lo strumento, uso per un'operatività, ad un concetto più ampio che è quello proprio della cittadinanza digitale. Ci siamo divertiti proprio perché dovevamo fare una programmazione nuova, anche ad andare a cercare un po' definizioni, percorsi, diciamo qualcosa che ci desse modo di approfondire il più possibile questa idea di cittadino digitale. E abbiamo trovato una definizione che ci sembra utile, vedete poi il link se la volete vedere, cioè il cittadino digitale è una persona che usa regolarmente internet e in modo efficace. È sostanzialmente il Digicomp in altre parole o in sintesi. Qui c'è un ipotetico percorso, senza che lo guardiamo nel dettaglio, ma diciamo un cittadino digitale è uno che sa usare un dispositivo, accede però anche a dei servizi, sa proteggere la sua privacy, sviluppa un'impronta digitale positiva, insomma è una persona che usa il digitale in una maniera intelligente in vari ambiti della sua vita. Quindi partendo da questi spunti, diciamo che le azioni chiave su cui abbiamo lavorato molto proprio con il Digicom dal 2014. Quindi noi, lo dico subito, abbiamo utilizzato il framework che è uscito l'anno prima, abbiamo cominciato a utilizzare il framework 1.0. Le differenze sono soprattutto relative ai livelli, che adesso sono 8, prima erano 3, ma appunto c'è anche un po' una riflessione che non è proprio, diciamo, facilissimo saper
distinguere o applicare nella pratica, in questa famosa traduzione del DICOMP, tutti questi 8 livelli. Per il momento noi abbiamo un'organizzazione delle nostre attività che si basa su quei 3 livelli, adesso nella nuova programmazione vedremo se modificarlo. Un punto fondamentale della competenza digitale è la digital literacy, l'alfabetizzazione. Noi abbiamo sviluppato, utilizzando appunto il framework, due tipi di corsi, un'alfabetizzazione di primo e di secondo livello. Questa attività è stata erogata, diciamo, negli ultimi 3 anni molto in tutta la regione e è stato molto utile appunto il framework per una serie di motivi, soprattutto quello di poter condividere all'interno di una comunità ampia nel territorio e fatta di tante persone diverse che collaboravano all'interno del progetto una visione. Altre attività di Pane Inter sono questa attività di facilitazione digitale, che è una sorta di supporto individuale ai cittadini, che viene fornita presso le biblioteche. Ecco, un altro filone molto importante è quello della cultura digitale. Anche qua ci colleghiamo al Digicomp, perché cultura digitale, cioè favorire un uso, diciamo così, consapevole, critico, intelligente delle tecnologie, non è un problema di mera operatività. È un problema di atteggiamento, di consapevolezza, bisogna stimolare in qualche modo anche una riflessione dei cittadini. E anche su questo, diciamo, c'è stato utile comunque il Digicom come strumento di riferimento. L'ultima area su cui lavoriamo è quella, ultima in ordine, non perché sia la meno importante, è quella dell'accesso dei cittadini ai servizi. Questa è un'altra componente fondamentale della cittadinanza digitale. Anche su questo abbiamo un programma Appio che adesso portiamo avanti anche grazie a questi accordi con l'Agenzia delle Entrate, con INPS e le direzioni regionali. Questo era per fare un po' un'apertura generale sul framework. Adesso vediamo il Digicom. Intanto, secondo me, è stato uno strumento fondamentale proprio per all'interno di una platea molto ampia di soggetti, non solo soggetti professionali. Scusate, mi sentite? Ecco. Anche i cittadini e gli stessi decisori politici, di fronte al tema della competenza digitale, ognuno ha un'idea diversa. Per questo è importante avere uno sfondo comune. L'abbiamo utilizzato come strumento metodologico per progettare le nostre attività. Nella presentazione ci sono dei link, potete andare a vedere i materiali progettati e realizzati utilizzando il framework. È un oggetto di conoscenza per chi forma le persone. Noi l'abbiamo utilizzato in diversi seminari, proprio abbiamo fatto della formazione ai docenti. Abbiamo fatto della formazione anche a questa figura dei facilitatori, proprio per intenderci, perché la competenza digitale, cioè ognuno ha una sua idea, il fatto di avere una base comune è fondamentale. È anche utile per pensare a dei format sul tema della consapevolezza digitale. Ci sono delle aree del Digicomp, infatti, che non riguardano anche questa consapevolezza. Ecco. Mi ricollego un attimo alla presentazione di Stefano Kluzer, c'ho lo stesso pupino qua che nuota. Allora, diciamo che un vantaggio per chiunque voglia utilizzare il Digicomp è che tendenzialmente si evita di essere autoreferenziali, cioè di decidere motu proprio che cosa è giusto o non è giusto fare. In qualche modo avere questa cartina di tornasole è molto utile. Essendo strutturato in aree e ogni area contiene delle descrizioni puntuali, nonché anche con degli esempi e delle misurazioni di livello, facilita la progettazione in unità didattiche. Consente confronti con altri progetti, vedi la guida appunto appena presentata. E poi, diciamo, un altro elemento importante è che non è obbligatorio fare tutto quello che dice il Digicom, cioè è semplicemente una possibile organizzazione. Noi vi faccio questo piccolo focus, soprattutto se ci sono dei formatori. L'abbiamo utilizzato nella progettazione, sostanzialmente in questo modo. Abbiamo preso i vecchi progetti, li abbiamo riguardati e abbiamo mappato quello che avevamo fatto in confronto al nuovo framework, che in quel momento era nuovo, il Digicom, e abbiamo individuato dei gap e abbiamo poi seguito sostanzialmente le descrizioni del Digicom per produrre
sia i contenuti, quindi le risorse didattiche, che tutte le attività del progetto. Questa è una suddivisione che, vedete, queste sono le aree del DigiComp, Information Data Literacy, Comunicazione, eccetera, eccetera, e queste sono le singole competenze. Questo è quello che corrisponde per noi, vedete, questi livelli, infatti sono tre i livelli che abbiamo utilizzato, A, B e C, adesso sarebbero otto, però sostanzialmente è un base, intermedio e avanzato, per così dire. Il primo corso di Digital Literacy, di alfabetizzazione digitale di Pane Internet, raggiunge alcuni livelli che abbiamo individuato essere utili e possibili anche nell'ambito dei vincoli di ore e logistici organizzativi che avevamo per i cittadini che partecipavano ai nostri corsi. Vi faccio vedere, questi invece sono gli obiettivi raggiungibili all'interno dei livelli di expertise raggiungibili nel DigiComp per i corsi di secondo livello. Come vedete, non tutte le competenze sono state implementate nel nostro progetto, alcune, e non tutti i livelli, e questo riteniamo che sia un po' un messaggio utile da dare. Non va preso tutto, fatto tutto, tutto il livello 1 oppure tutto il livello 2, è flessibile, quindi può essere veramente adattato allo scopo. Vabbè, questa è la seconda parte, le altre due aree di competenza del Digicom che non avevamo analizzato. Infine, un ultimo, visto che mi è rimasto un minuto, un'ultima slide che vorrei condividere, è che il Digicom è uno strumento ottimo di progettazione, richiede una traduzione, nel senso che bisogna prendere degli esperti di contenuto che dicano, snocciolino quella competenza in termini di contenuti e di cose da fare effettivamente o da sapere, eccetera, secondo un po' schemi noti della progettazione. Un elemento, a volte le aree del Digicom non sono sempre molto comunicative per il cittadino, cioè il cittadino fa un po' fatica a volte a capire, se io gli dico information e data, informazione, alfabetizzazione ai dati, non tutti comprendono, se sono un po', se non sono addetti ai lavori, di che cosa si stia parlando. Questo era un problema che noi abbiamo riscontrato nel tempo e allora, diciamo, questo non elimina la validità del framework ovviamente, però bisogna tener conto che va ulteriormente spiegato a volte anche in termini pratici. Questa è una suddivisione che noi pensiamo di dare per la prossima programmazione dell'offerta formativa di Pane Internet, che racchiude sostanzialmente le aree del Digicom e alcune aree di esercizio per noi importanti. Mi fermerei, visto che l'orario è concluso. Posso chiudere? Allora, grazie per la tua testimonianza, molto utile, molto apprezzata dai nostri partecipanti. E direi a questo punto di dare la parola subito a Roberta Gaeta di Roma Capitale per presentarci la sua esperienza sulla rilevazione delle competenze digitali dei dipendenti di Roma Capitale. Grazie Roberta, a te la parola. Devi attivare il microfono, Roberta, tramite l'icona in alto. E ancora Ecco. non ti sentiamo? Adesso. Perfetto, a te la parola, grazie. Buongiorno, ripeto. Sono Roberta Gaeta della Scuola di Formazione Capitolina di Roma Capitale. E, io come diciamo, formazione sono una pedagogista, un esperto dei processi formativi e sono anche una nuova assunta di Roma Capitale, nel senso che lavoro qui da 2 anni. Ma anche la scuola di formazione è una struttura di recente istituzione perché esiste solo da 1 anno per volontà appunto della sindaca. Allora, sono qui a parlare di questa rilevazione delle competenze digitali dei dipendenti di Roma Capitale che noi abbiamo attuato nel 2017. È una ricerca che è durata quasi tutto l'anno, da febbraio a dicembre 2017.
Allora, per spiegare come è avvenuta questa indagine, diciamo, è importante dare alcuni dati di contesto, perché dobbiamo proprio partire. Mi sentite? Ah no, allontano. Si sente bene adesso? Vai pure avanti, Sì. sento bene. E volevamo partire da alcuni dati di contesto, cioè che cos'è Roma Capitale, perché è particolare. Siamo una città nella città, siamo 24.000 dipendenti, dipendenti diciamo piuttosto anziani, nel senso che il 63% ha più di 50 anni, l'età media è 53 anni. Il 70% dei dipendenti è donna e diciamo purtroppo si rispecchia ancora questo gap di genere tra le professioni, per cui vediamo che in alcuni profili professionali, in alcune famiglie professionali, come per esempio quella educativa sociale, il 99% dei dipendenti è donna, mentre nelle professioni informatiche e telematiche il 77% è uomo. E è una realtà molto variegata, nel senso che i dipendenti di Roma Capitale sono maestre d'asilo, educatrice asili nido, giardinieri, personale amministrativo di vario tipo, polizia locale, quindi anche rilevare le competenze digitali è quello che poteva essere utile a ogni dipendente, è difficile perché le realtà sono molto diverse. Comunque, noi diciamo il nostro punto di partenza, quello che ha dato l'impulso, è l'agenda digitale di Roma Capitale, che è appunto il documento programmatico dell'amministrazione che governa la trasformazione digitale e che è stato approvato nel febbraio 2017 dalla Giunta Capitolina. L'agenda digitale prevede quattro aree di intervento: l'open government, le competenze digitali, i servizi digitali e la connettività. Noi appunto ci occupiamo delle competenze digitali. Quest'area di intervento prevedeva, diciamo, lo sviluppo delle competenze digitali a largo spettro, cioè si parla di azioni che riguardano i cittadini, come per esempio i punti Roma Facile, azioni che riguardano anche lo sviluppo delle competenze digitali delle imprese e poi azioni che riguardano lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti di Roma Capitale. In particolare, quindi noi ci siamo occupati di questo. L'azione specifica dell'agenda digitale prevedeva, appunto, dava ma mandato alla scuola Capitolina di attivare un programma strutturato per lo sviluppo delle competenze di tutti i dipendenti su vari temi, leadership, open data, partecipazione, servizi digitali, a partire da un'attività di assessment sulle competenze digitali trasversali e specialistiche. Però quello su cui si è subito voluti partire, e infatti la nostra indagine è partita praticamente nel febbraio 2017, appena approvata l'agenda digitale, era comunque il settore delle competenze trasversali, quindi delle competenze di base, proprio perché voleva dare una base comune di conoscenza e diffondere una cultura digitale a tutti i dipendenti che andasse oltre appunto poi gli specifici ambiti di competenza. È stata fatta una scelta precisa, questo insieme anche all'assessorato Roma Semplice, cioè piuttosto che fare un assessment a tappeto su tutti i dipendenti, si è scelto di focalizzare l'attenzione su alcuni settori strategici, considerati strategici per la comunicazione, la promozione e l'erogazione dei servizi ai cittadini. Quindi, innanzitutto si è voluto puntare l'attenzione sul settore educativo scolastico e della formazione lavoro, cioè su tutte le dipendenti, tutte le operatrici degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, di chi lavora nei centri di formazione professionale rivolti alla fascia giovanile
e i centri di orientamento al lavoro. Poi si è scelto il settore della polizia locale, le strutture territoriali, cioè i municipi, e in particolare abbiamo scelto tre municipi, il municipio 1 che è il Roma Centro, e poi due municipi periferici, un po' di frontiera, che sono il settimo, corrispondente a Torbella Monaca circa, e il decimo, cioè Ostia. E poi alcuni dipartimenti centrali che considerati appunto importanti come il Dipartimento Cultura, il Dipartimento della Comunicazione e Partecipazione, quello delle politiche sociali e il Gabinetto della Sindaca. Quindi complessivamente abbiamo selezionato un campione di 4.700 dipendenti. Abbiamo creato questi gruppi considerando da una parte l'incidenza dei vari settori sul totale della popolazione, diciamo, dei dipendenti capitolini, e poi considerando variabili come genere, età e profilo professionale. Quindi, diciamo, 4.700 dipendenti suddivisi nei numeri che vedete qui. Ecco, solo per il settore della formazione e orientamento lavoro abbiamo proprio preso tutti i dipendenti. Mentre invece, per esempio, il settore educativo scolastico, le maestre e le educatrici sono circa 6.000, noi abbiamo preso appunto circa un 30%. Il quadro di riferimento era quello delle DG Comp 2.0, perché nel momento in cui noi siamo partiti, le DG Comp 2.1 ancora non erano state pubblicate ufficialmente in Italia, non c'era la traduzione ufficiale, quindi il documento a cui noi abbiamo fatto riferimento è questo documento poi tradotto da Sandra Troia sulle 2.0. Si è deciso, come già è stato detto anche da altri, di mantenere tre livelli di padronanza della competenza, perché era più snello, più facile anche regolare tutta la procedura, poi sia di valutazione che di analisi. Quindi i livelli di competenza, ecco, noi abbiamo semplicemente cambiato un po' il nome tra base, autonomo e avanzato, e comunque, diciamo, all'innalzamento del livello di competenza corrisponde un maggiore livello di autonomia e di capacità di supportare gli altri. Si è preso come riferimento poi per elaborare i descrittori di competenza, noi abbiamo preso come riferimento il portfolio europeo delle competenze digitali elaborato da Europass e lo abbiamo un po' riadattato per renderlo più vicino, diciamo, agli esempi alla pratica lavorativa. Quindi, per esempio, ho messo qui alcuni esempi di descrittori che, come potrete vedere, sono anche molto semplici, no? Forse anche apparentemente troppo semplici, però è stato fatto volutamente così, perché un po' conoscevamo anche l'ambiente e abbiamo cercato di rendere le cose veramente più comprensibili a tutti quanti. Quindi, questo, per esempio, era l'esempio, faccio vedere un esempio di descrittore che ha avuto, ecco, questo qui, per esempio, collaborare attraverso le tecnologie digitali, che è un'area un po' critica, poi dopo vedremo i risultati. Quindi il livello base, per esempio, corrisponde: sono a conoscenza dell'esistenza di gruppi professionali che comunicano o collaborano su social network WhatsApp, vi partecipo sporadicamente. Per esempio, abbiamo messo anche degli esempi, tipo gruppi di tematiche sindacali, gruppi su tematiche professionali specifiche. Trasmetto e condivido regolarmente, oppure a livello autonomo, trasmetto e condivido regolarmente informazioni e conoscenze, e a livello avanzato animo e coordino gruppi di lavoro online. E va bene, questi sono altri esempi di descrittori. Come è avvenuto l'assessment? Allora, noi abbiamo innanzitutto costruito questo questionario, l'abbiamo costruito come una scheda di uno strumento di autovalutazione.
costituito da due parti. La prima parte tendeva a rilevare il profilo dell'intervistato e il suo rapporto di utilizzo con le tecnologie digitali nella sua vita quotidiana, quindi quali dispositivi digitali possedeva, quanto tempo a settimana li utilizzava, che tipo di attività ci svolgeva. La seconda parte invece era costituita da una scheda dettagliata di autovalutazione sulle competenze del framework DigiComp 2.0. Quindi l'intervistato era chiamato a scegliere proprio il descrittore che corrispondeva maggiormente al suo livello di competenza, quello che lui percepiva. Abbiamo voluto fare questo, cioè abbiamo voluto creare proprio una scheda di autovalutazione per evitare che l'assessment fosse vissuto dagli intervistati come un esame e che quindi potesse scatenare delle reazioni ansiogene o positive. E secondo noi i descrittori di competenza, cioè porre diciamo, il dipendente proprio davanti al descrittore di competenza, dava la possibilità di riconoscere subito quello che sapeva fare e nello stesso momento avere anche un primo livello di formazione, perché il dipendente si rende consapevole di quello che potrebbe anche apprendere ancora. Quindi, diciamo, è un'assunzione di responsabilità e una fiducia reciproca tra il dipendente e l'amministrazione. Il questionario è stato somministrato online attraverso uno strumento pubblicato sul portale della Scuola di Formazione Capitolina. Ogni partecipante ha ricevuto personalmente una mail con le istruzioni, il link e la guida, insomma, per procedere alla intervista. Abbiamo fatto due tranche, cioè abbiamo fatto prima una prima parte da luglio-agosto al settore educativo scolastico e poi tutto il resto. C'è stato un grosso lavoro da parte nostra di sostegno, di aiuto, e comunque diciamo, vado veloce perché vedo che il tempo scorre, i feedback sono stati abbastanza positivi perché noi ci consideriamo abbastanza soddisfatti della risposta delle persone. Magari vado un po' più avanti perché questo è. Per dire subito i risultati. Questa è la mappatura delle competenze finali, cioè del totale del campione. E questi tre cerchi concentrici corrispondono a livello base, livello autonomo, livello avanzato. Quindi si vede che le competenze generali dei dipendenti si attestano tra un livello base e un livello autonomo, non completamente autonomo. Soprattutto le aree più, diciamo, con più fabbisogni formativi sono le aree della creazione dei contenuti, che è questa qui, della collaborazione, dell'uso di strumenti di collaborazione per scopi professionali e un po' un'area, quella legata al problem solving, che riguarda un po' più proprio gli aspetti di cultura digitale. Comunque poi se per qualsiasi cosa, diciamo, se volete poi vedere proprio i risultati nel particolare di tutto il report, di tutta l'analisi svolta, la potrete trovare a questo indirizzo sul portale di Roma Capitale. Per quanto riguarda invece lo sviluppo del piano formativo, noi lo abbiamo cominciato, ma in realtà, diciamo, ancora non è diventato, realtà. Il piano formativo sarà abbastanza, diciamo, complesso su vari fronti. Quello che riguarda le competenze trasversali dovrebbe, diciamo, anche integrarsi con quello che sarà il syllabus e quindi prevedere una metodologia che va da formazione online a incontri in presenza a creazione di comunità di pratica. Ecco, quello che noi abbiamo fatto adesso qui si vede un po' male su questo schema, però diciamo questo è un po' il piano che noi abbiamo pensato per le competenze digitali trasversali. Allora, diciamo che noi alcune cose le abbiamo già fatte e forse sono quelle che riguardano proprio più prettamente il lavoro proprio nella pubblica amministrazione, quindi si avvicinano di più al syllabus. E sono la formazione per i referenti open data, 100 dipendenti che poi diventeranno un po' la guida per tutti gli altri, e la formazione per i referenti FLOSS, cioè i referenti per la diffusione del software libero, anche qui 100 dipendenti che poi dovrebbero diventare la diciamo, guida per tutti gli altri. E
Abbiamo costituito una comunità di pratica dei referenti FLOSS. Per quanto riguarda invece le DigiComp, abbiamo in progetto di iniziare da maggio 2019, perché ci sono stati un po' di problemi anche legati ai tempi proprio dell'amministrazione e così via. Va bene, non mi dilungo, poi magari vedo che il tempo è scaduto. Ecco, solo una cosa, un occhio di riguardo che vorremmo, che penso sia importante dare al settore educativo scolastico, quello maestre, scuola d'infanzia e asili nido, che abbiamo visto hanno dei bisogni particolari, cioè nel senso che manca molto la cultura digitale. E su questi vorremmo elaborare un progetto specifico e anche riprendere il framework digicomp.edu, che al momento in cui abbiamo iniziato l'indagine non era stato ancora pubblicato, quindi stiamo lavorando insomma per vedere anche questo. E va bene, penso che il mio tempo è finito, quindi ringrazio tutti. Comunque, chi vuole poi approfondire mi può anche... Grazie Roberta. Vedo una domanda, ma in realtà mi sembra più una domanda per Grazia che per te, ma puoi rispondere anche tu. Roberto Francesco Napoli chiede se per educare i cittadini al digitale è importante tenere presente il grado di istruzione del cittadino, cioè se titoli di studio diversi comportano anche capacità di acquisire competenze digitali diverse. Magari questo, non so, l'avete anche valutato dentro il comune. Io, allora, per quanto riguarda il comune di Roma, devo dire che non credo che il titolo di studio sia poi così importante rispetto al digitale. Non credo, nel senso che lì penso che ci siano altri fattori, no? Che sono anche proprio la disponibilità al nuovo, alla curiosità, o anche la familiarità, la possibilità di avere vicino persone che utilizzano magari le tecnologie. Credo che allora di studio una sia mia un elemento, almeno per quanto riguarda noi, nella nostra esperienza, non è stato un elemento discriminante in questo senso. O no? Guarda, noi pensavamo, per esempio, di avere grandi difficoltà con il settore educativo scolastico, che veramente era un settore formato da persone, il 53% sopra i 50 anni di età, con una situazione sembrava disastrosa: non avevano il computer, non avevano l'accesso a internet, non utilizzavano il computer. Però poi alla fine le dipendenti del settore educativo scolastico, per esempio, sono state quelle che hanno partecipato con più impegno, con più entusiasmo a questa indagine e anche hanno dimostrato maggiore interesse. Quindi io non so, sicuramente un dipendente magari anche vicino alla pensione sarà forse meno motivato, ma io credo che sia importante farli sentire anche importanti. Per esempio, a molti ci telefonavano, no? le maestre soprattutto, le educatrici dell'asilo nido, ci telefonavano dicendo: ma io non posso partecipare perché io non conosco il computer, io non so niente, è meglio che lo fa la mia collega più giovane che sa utilizzare. E noi cercavamo di spiegarle invece che per noi era molto importante la loro opinione, che era importante proprio, noi volevamo sapere quello che pensavano loro, non chi sapeva già utilizzare il computer, che ovviamente non aveva bisogno di formazione. E devo dire che questo aiuto, questa intermediazione anche nostra, il supporto, è stato positivo. Bene, perché grazie, comunque poi le persone Roberta, si sentivano all'esperienza importanti anche, no? Cioè considerate. Ampa servizi, Ivo, puoi attivare la webcam. Ecco qua, buongiorno, mi sentite? Prego, sì, vai pure. Intanto che arrivano le slide, perché ho un po' di problemi di lag, mi presento, io Forni, Ampal Servizi, mi occupo di progettazione ed erogazione di servizi
per la formazione online ormai da 20-25 anni. Una prima precisazione su quello che vi vado a raccontare: Prodigeo è un progetto concluso, è nato nel 2015 e si è concluso nel 2017, coordinato da Fiorina Lodovisi di Ampal Servizi. Per chi non conoscesse Ampal Servizi, noi siamo una controllata al 100% dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. E non riesco ancora a vedere le slide, voi le Sì, le vedo, se vuoi ti mando avanti la prima. Ecco, adesso mi è arrivata, perfetto. Allora, sì, se mi passi alla prima mi fai un favore, grazie tante. Allora, perché ci siamo occupati di competenze digitali? Perché il progetto Prodigeo aveva come compito quello di stimolare, di spingere verso i servizi digitali gli operatori del mercato del lavoro pubblico e privato. Intendo le persone che lavorano nei centri per l'impiego distribuiti nelle regioni e intendo tutti coloro che si trovano nelle APL, nelle agenzie private per il lavoro, quel mondo che è fatto di consulenti del lavoro, agenzie private e quant'altro. Il nostro obiettivo specifico di progetto era lavorare su competenze digitali e sul tema delle riforme legislative nell'ambito delle politiche attive, sul cosiddetto Jobs Act, e su quello abbiamo lavorato. Nel 2015 noi siamo partiti a progettare un percorso formativo utilizzando il DeepComp nella versione 1.0, perché era quella che era disponibile nella versione inglese che ci siamo tradotti a casa in maniera autonoma e poi abbiamo avuto quella definitiva. La nostra progettazione iniziale è stata definita su tre ambiti, su un quadro di riferimento che ci aiutasse a realizzare i contenuti, una metodologia didattica supportata da tecnologie adatte e quali sarebbero state le modalità di diffusione del nostro percorso. Questo è lo schema del DCOMP che io ho riportato, è decisamente più semplice del 2.1, ma la sostanza non è necessariamente variata. Vedete che c'è un livello base, un livello autonomo, intermedio e un livello avanzato. Non ci sono gli 8 livelli attuali, ma le cose non erano molto diverse. Su questo DCOMP 1.0 abbiamo avviato la nostra progettazione dei contenuti insieme a Nicoletta Staccioli con la quale lavoriamo. E abbiamo svolto questa operazione che adesso vi spiego un po' meglio nel dettaglio. Abbiamo fatto prima di tutto sugli operatori, sul target di riferimento, dei focus group, delle interviste e abbiamo utilizzato la griglia di autovalutazione che era già presente nel DICOM per cercare di determinare quali fossero i loro fabbisogni, che è il primo passaggio che un buon formatore fa in qualunque circostanza. Abbiamo fatto la nostra rilevazione dei fabbisogni, abbiamo fatto una mappatura a quel punto raffrontandoci con il DigComp, andando a prendere ogni singolo descrittore di competenza, quindi in tutte le aree delle competenze, e cercare di capire, di raffrontare dove il fabbisogno poteva essere collocato, che è un po' il lavoro che ci sarebbe piaciuto, ma noi abbiamo fatto in maniera amatoriale, diciamo così. È un po' il lavoro che si sta facendo con il syllabus, ossia a fare un gradino in più con il DigComp, ma realizzare qualcosa adatto alla pubblica amministrazione italiana, creando uno scenario di utilizzo ancora più concreto per noi rispetto a quello che è il DigComp originario. Fatta la nostra mappatura delle competenze, dei fabbisogni incrociata con il DigComp, abbiamo identificato caso per caso, come ha fatto in questo, mi sembra, Roma Capitale, il livello di padronanza da raggiungere per ogni singolo descrittore di competenze. Da lì in poi siamo partiti con la progettazione e la realizzazione dei contenuti formativi veri e propri, perché noi poi abbiamo realizzato il nostro percorso, è disponibile online, dopo vi do anche i riferimenti. Vi faccio un paio di esempi. Quelli probabilmente più critici. Nella rilevazione delle competenze ci hanno detto i nostri operatori che volevano saperne di più sul social recruiting, ossia sulle modalità di ricerca del lavoro mediate dai social network, che indubbiamente è un argomento di cultura digitale, ma non riuscivamo a identificarlo all'interno del DigiComp. Alla fine cosa abbiamo fatto? Con una piccola forzatura
abbiamo identificato l'area della la descrizione della competenza della netiquette, laddove si è in grado di applicare nel proprio contesto lavorativo e professionale una serie di regole, abbiamo stabilito che il social recruiting era appunto una serie di regole per ottenere un'azione, per cercare un lavoro rispettando alcune regole formali. Un altro caso sempre particolare di difficoltà che abbiamo avuto nell'area di competenza della creazione dei contenuti, abbiamo la programmazione vera e propria. Al nostro target la programmazione non interessa proprio, nessuno dei nostri operatori si trova a dover manovrare e gestire anche piccole righe di codice di programmazione. Cosa abbiamo fatto? In questo caso ci siamo immaginati un livello zero che non fosse di competenza, ma soltanto di conoscenza di alcuni temi relativi alla programmazione. E cosa c'era di meglio se non l'open source nella pubblica amministrazione? Siamo stati bersagliati per anni di informazioni sul nostro posto di lavoro. Molti di quelli che ci seguono hanno avuto un tecnico che a un certo punto gli ha tolto Microsoft Office, gli ha installato una versione open source di un programma analogo a Office, proprio in base a alcune regole che magari non erano evidenti e chiare per tutti. Noi abbiamo fatto un materiale tutoriale sull'open source, dando alcune nozioni di base di Unix, ragionando sui costi e i benefici dell'utilizzo dell'open source nella pubblica amministrazione e quant'altro. Quindi questo è stato il modello che abbiamo utilizzato. Abbiamo ricostruito di fatto una nostra mappa dei contenuti, abbiamo sviluppato 10 moduli formativi corrispondenti più o meno, ma senza preoccuparci di mantenere il nome dell'area di competenza o quant'altro, 10 moduli che rispondevano alle nostre esigenze. In alcuni casi il livello è quello intermedio o anche approfondito, in altri casi abbiamo scelto di trattare i temi, di affrontare le competenze a un livello assolutamente di base, senza scendere più nel dettaglio. Ogni modulo formativo che abbiamo effettivamente realizzato è composto in una modalità costante. L'utente che entra nostra piattaforma incontra un forum di percorso, un questionario iniziale di autovalutazione delle competenze, uno o più tutoriali, lì è il punto dove c'è la vera e propria lezione sulla competenza da acquisire, delle video lezioni, dei materiali approfondimento che abbiamo dedicato per esempio a SPID, abbiamo dedicato all'open data, alla firma digitale, a tutti quegli argomenti che ci consentissero anche delle digressioni più tecniche. Abbiamo autovalutazioni finali, questionari e attestati di frequenza o badge, ove possibile. Un appunto sulle video lezioni. Le video lezioni non sono quelle classiche che stiamo vedendo adesso, quella alla quale state partecipando oggi in qualche maniera, ma sono video un pochino più complessi, supportati da computer grafica, dove degli esperti di materia che abbiamo selezionato uno a uno, aprono degli scenari di utilizzo e degli orizzonti di interesse rispetto al tema trattato nel modulo formativo. Questo perché, parlare di competenze digitali è comunque difficile. Noi abbiamo cercato di applicare una visione sempre tridimensionale al tema, competenza digitale conosciuta, esercitata nella propria vita personale, esercitata nell'ambito professionale e esercitata verso l'esterno, verso il cittadino al quale siamo tenuti ad offrire un servizio. Esempio banale, ognuno di noi è in grado di usare WhatsApp per fare una conversazione e per gestire il gruppo della scuola del proprio figlio. Quella stessa microcompetenza è la stessa necessaria per scrivere e consultare, conversare in un forum, magari di forum PA, dedicato agli operatori del mercato del lavoro. Ed è la stessa competenza che magari va trasmessa, che i nostri operatori devono trasmettere al giovane in cerca di prima occupazione, che non sa che sui forum di Facebook si trovano offerte di lavoro magari legate al
settore del montaggio video, se è di quello che si vuole occupare. In ogni caso, noi abbiamo tenuto sempre il riferimento a queste tre visioni, perché ci sembra che sia fondamentale consentire il trasferimento della microcompetenza dall'ambito professionale al personale e viceversa. Qualcuno di voi prima chiedeva se era sensato pensare al livello di istruzione rispetto alle competenze digitali. Probabilmente non è così, perché di competenze digitali a livello base ne abbiamo tutti, indipendentemente da quello che facciamo poi di professione o dagli studi che abbiamo svolto nel corso della nostra vita. I moduli formativi sono tuttora disponibili online su prodigeo.it, previa registrazione come qualunque altro sito. Voi potete trovare tutti i video anche su YouTube. Eravamo così soddisfatti del lavoro e abbiamo ritenuto fosse così utile mostrarli all'esterno che li abbiamo messi su YouTube a disposizione dell'utenza, anche indipendentemente dalla fruizione del percorso formativo vero e proprio. E tanto è vero che è stato un volano per catturare utenza e portarli dentro in piattaforma. Mi rimangono 3 minuti. Questa è la nostra piattaforma, è una piattaforma Moodle, è la più semplice e più utilizzata al mondo, è un open source che ci ha consentito di fare anche delle piccole sperimentazioni tecnologiche. Abbiamo giocato, tra virgolette, con l'Open Badge, realizzando quindi questi piccoli attestati di competenza virtuale e digitale che vengono messi su internet. Abbiamo potuto sviluppare il modulo delle competenze insito dentro Moodle. Abbiamo potuto fare alcune piccole cose utili. Abbiamo anche sperimentato il modulo per fare la formazione in mobilità, ossia per mettere il percorso formativo disponibile anche su cellulare e su tablet, garantendo quindi la fruizione anche in orari diversi da quelli propri del lavoro. Qualche numero, abbiamo raggiunto 910 iscritti al percorso sulle competenze digitali, rappresenta poco più del 10% della nostra utenza, perché evidentemente sulla nostra piattaforma vengono a cercare gli aggiornamenti e i corsi sul Jobs Act, sull'assegno di ricollocazione, e su cercheranno sul reddito di cittadinanza. Il tema delle competenze digitali non è centrale, non è il core delle proprie attività. Quindi per noi aver messo a disposizione un corso, un percorso in autoformazione con questi numeri è stato un ottimo successo. Lo abbiamo diffuso su YouTube, lo abbiamo diffuso su Twitter, siamo soddisfatti dei risultati. Adesso siamo sostanzialmente in stand-by, perché il materiale è molto buono, aspettiamo di poterlo aggiornare e ammetto che non vediamo l'ora che i colleghi che stanno lavorando sul syllabus creino quegli scenari di utilizzo più concreti e approfonditi sulla pubblica amministrazione che il DigCom evidentemente non ha. E con questo concludo nelle slide che probabilmente verranno date anche a disposizione sul sito, troverete poi il dettaglio, gli indirizzi precisi di ogni singolo modulo formativo. Direi che ho concluso, vi ringrazio. Salve Valentina. Sì, buongiorno a tutti. Visto che abbiamo pochissimo tempo a disposizione, proverò a essere assolutamente concisa e rapida, anche perché mi piacerebbe lasciare un po' di spazio alle domande, perché visto che il tema è estremamente di rilievo, estremamente caldo. Volevo giusto partire un attimo per ripresentare no, il progetto Competenze Digitali per la PA, perché magari per allineare coloro che non erano presenti durante il webinar precedente, che si è appunto incentrato su questo progetto. E
tornare appunto su quelli che sono i punti di contatto e le relazioni che hanno il Syllabus, che è appunto il primo prodotto che abbiamo rilasciato, ovviamente nella sua versione beta, visto che adesso è oggetto di consultazione, rispetto al framework DIGICOM di cui stiamo parlando oggi. E quindi, ricapitolando, il progetto è un progetto finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale, ha come obiettivo quello di orientare i dipendenti della pubblica amministrazione verso semplici moduli formativi primariamente erogati in modalità e-learning, che però siano perfettamente in grado di rispondere a quelle che sono le effettive lacune di competenze che hanno i dipendenti appunto diciamo riscontrato in ambito digitale, in modo tale da avere, come dire, degli interventi in qualche modo chirurgici e mirati anche in relazione al poco tempo che si ha a disposizione per la formazione. E proprio per orientare verso questo tipo di formazione, un elemento fondamentale del progetto è l'attività di autoverifica delle competenze. Autoverifica e orientamento a moduli formativi appunto mirati si basa, diciamo, su una piattaforma tecnologica che stiamo sviluppando, in corso di sviluppo qui al Dipartimento della Funzione Pubblica, ovviamente web-based, che consentirà ad ogni singolo dipendente, ovviamente in maniera assolutamente volontaria, di poter autovalutare le proprie competenze attraverso un questionario a risposta multipla sulle varie ambiti di competenza diciamo, che abbiamo individuato nel syllabus, e al termine, diciamo, di questa attività di autovalutazione avrà la possibilità di visualizzare appunto i corsi che saranno più opportuni per colmare il gap di competenze che è stato riscontrato. Quindi magari per passare sull'area di competenza sicurezza da un livello 1 piuttosto a un livello 2, oppure da un livello 2 a un livello 3. Ovviamente i corsi formativi, diciamo, più che altro la piattaforma sarà una sorta di vetrina, ovviamente controllata, dei corsi che risulteranno essere corrispondenti alle caratteristiche del syllabus, e poi diciamo, una volta visualizzato il corso di interesse, diciamo, il dipendente potrà essere veicolato sulla piattaforma tecnologica del fornitore per l'erogazione della formazione in quanto tale. Al termine della formazione si potrà verificare diciamo, il livello d'apprendimento conseguito effettuando un nuovo test di autoverifica, ovviamente mirato a quello che era il tema della formazione. E tutto questo diciamo, impianto ovviamente vede come altro elemento fondamentale appunto il syllabus di cui stiamo parlando oggi. Cos'è il syllabus? È un documento che descrive appunto le competenze riconosciute come chiave per un dipendente pubblico per poter in qualche modo affrontare in maniera, se vogliamo, serena il percorso di trasformazione digitale che di fatto sta, anche se con estrema fatica, sta interessando tutta la pubblica amministrazione. Questo syllabus, che appunto adesso è in consultazione, è stato sicuramente sviluppato sulla base, vado rapidamente, diciamo, al confronto con DIGICOMP, è stato sviluppato, diciamo, tenendo ampiamente in considerazione quello che è il framework europeo, ma appunto, come diceva Stefano, e così come si evinceva diciamo, dalle presentazioni anche di tutti gli altri relatori, è stato adattato a quelle che sono le esigenze specifiche che si voleva indirizzare con il progetto. Quindi ha una struttura relativamente più semplice, per cui i livelli di proficienza o padronanza tornano ad essere tre, anche perché, diciamo, visto il tipo di autorilevazione che si intende effettuare, diventava molto complesso articolare un maggior numero di livelli e soprattutto andare ad indirizzare il grado di autonomia e di complessità del compito. Ovviamente questo male si presta a essere valutato attraverso una piattaforma di questo genere e questionari, diciamo, a risposta multipla. Ma diciamo, l'elemento di distanza, o comunque di differenza principale, attiene al target che andiamo ad indirizzare, che questo ha una ripercussione sulle aree di competenza che contraddistinguono il syllabus.
Infatti, così come abbiamo visto anche negli interventi precedenti, il DigiComp si indirizza alle competenze di cittadinanza di base, mentre il nostro syllabus cerca di rispondere, di venire incontro a quelle che sono le esigenze specifiche all'ambito di lavoro del dipendente pubblico. Questo vuol dire quali sono nello specifico le scelte o ragionamenti che abbiamo fatto. Ora, sicuramente abbiamo ritenuto opportuno definire le competenze tralasciando, se vogliamo, quelle che sono le classiche competenze legate alla office automation, quindi all'uso degli strumenti che, diciamo, che abbiamo un po' anche nella versione tradizionale, penso noti a tutti, dell'SDL, anche perché, diciamo, gli strumenti informatici dal PC piuttosto che da internet sono ampiamente presenti ormai da tantissimo tempo nella pubblica amministrazione. Infatti, i dati ISTAT dimostrano che, diciamo, la copertura è pressoché totale, arriviamo al 90% dei dipendenti con disponibilità di PC o di utilizzo di internet nel 2015. Quindi, tralasciando l'aspetto dell'office automation, ci siamo andati invece a concentrare su strumenti e metodologie di lavoro che sono invece specifiche del contesto pubblico. Se vogliamo, uno degli elementi chiave che ha guidato la scelta anche delle abilità e delle competenze che vengono descritte nelle singole aree di competenza, attengono a, diciamo, a quelle che sono le disposizioni in primis del CAD, che ricordo è una delle norme meno indirizzate, diciamo, meno applicate diciamo, rispetto al panorama normativo che abbiamo a disposizione. Quindi quello è rappresentato sicuramente la prima guida per andare a declinare le conoscenze e abilità insieme ovviamente a tutte le regole tecniche ad esso connesse, insieme, diciamo, agli altri documenti, tra cui il piano triennale per l'informatizzazione della pubblica amministrazione. Per questo, diciamo, vedendo, riportato qui nella slide, quella che è l'articolazione delle aree di competenza, è evidente che, diciamo, i punti comuni con il DigiComp ci sono. Infatti, le prime tre aree riprendono sostanzialmente tre aree già presenti nel DigiComp, però appunto con delle caratterizzazioni. Di Open Data si parla nella pubblica amministrazione, ma così come la gestione dei documenti nell'ambito della pubblica amministrazione assume una caratteristica e una valenza diversa, visto l'ampia e ricca normativa della gestione documentale. Così come nella comunicazione e condivisione, sicuramente meno rilevanza l'hanno strumenti tipo i social media, perché non vengono utilizzati nella pratica di lavoro comune del dipendente pubblico, ma ci sono altri strumenti legati alla comunicazione che invece sono specifici del contesto pubblico. Faccio riferimento alla PEC per le comunicazioni con i cittadini, o anche il concetto del domicilio digitale. E poi, appunto, ambiti specifici che devono essere assolutamente noti anche per poter garantire la tutela dei diritti di cittadinanza digitale a questo punto da parte dei dipendenti, delle persone che vengono a contatto con la pubblica amministrazione. Un ampio spazio è dedicato ai servizi online e quindi, diciamo, il ragionamento per la costruzione di questa articolazione di competenze è stato un po' l'individuazione del ciclo di vita di un servizio, quindi dall'identificazione del cittadino, e quindi porta a dover conoscere strumenti di identità digitali e quindi ovviamente alla soluzione SPID, fino a quelle che sono le piattaforme abilitanti che consentono l'erogazione del servizio, quindi penso a PagoPA piuttosto che la fatturazione elettronica, e fino a diciamo, gli aspetti legati e le norme da dover rispettare nella definizione di servizi riconoscibili come di qualità per il cittadino. L'ultima area di competenza è quella della trasformazione digitale, perché diciamo, si
si ritiene opportuno che comunque, anche per dare un senso a quello che è la strumentazione che gli viene data al dipendente e quelle che sono le norme che deve applicare, capire in quale contesto si trova a dover operare. E quindi può essere di particolare rilevanza avere almeno una cognizione di base di quello che sono il sistema di governance del digitale italiano e quelle che sono le principali strategie che si sta mettendo in campo, proprio per comprendere e per utilizzare in modo più consapevole gli strumenti. Oltre ad avere come dire, una serie di elementi, di spunti di riflessione su quelle che sono le tecnologie che ancora non sono di uso comune, ma che diciamo verranno utilizzate probabilmente in maniera molto ampia da qui a breve. Quindi penso all'intelligenza, tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, piuttosto che ai big data, piuttosto che all'Internet of Things, che avrà sicuramente molte applicazioni in tanti contesti anche legati alla pubblica amministrazione. Quindi è importante riconoscerli e valutare, diciamo, come possono essere in qualche modo, come possono entrare nel contesto di lavoro del singolo dipendente. Ribadisco nuovamente che il syllabus nella versione attuale è in fase beta, quindi diciamo, è aperto a ogni forma di commento da parte di, diciamo, ovviamente in primis degli addetti ai lavori, ma da parte di tutti i cittadini che potranno consultare, possono consultare e possono commentare il syllabus all'interno, diciamo, della piattaforma Commentapia del Formez fino al 21 dicembre. Ovviamente, una volta consolidata la versione finale del syllabus che terrà conto di questi commenti, verrà, diciamo, nuovamente resa disponibile e a quel punto diventerà il principale strumento di riferimento tanto per la definizione del sistema di domande su cui si baserà l'attività di assessment pre e post formazione, ovviamente poi i corsi formativi che verranno proposti all'interno della piattaforma. Io avrei concluso, non so se ci sono delle domande. Adesso vediamo se emerge qualcosa nella chat. Intanto però segnalo una domanda per Grazia relativa al metodo di misurazione dei risultati, qualitativi o quantitativi, usati per pane internet. E poi chiedo anche se tra gli altri relatori c'è qualcuno che vuole aggiungere commenti o domande finali. Grazia, Sentite? prego. Sì, Pronto? sì. Allora, ho visto la domanda. Allora, la risposta è su più piani. Diciamo che bisogna tenere presente che Pane Internet è un percorso per i cittadini di qualsiasi età. Ok? Quindi noi, anzi, diciamo che soprattutto per la parte della competenza digitale, l'età tendenzialmente è abbastanza elevata. Mi sembra intorno, se non mi ricordo, comunque insomma sui 60 e qualcosa l'età media. Quindi, ed è un progetto di educazione continua. Quindi abbiamo optato per alcune soluzioni. La prima è quella di far fare a fine percorso formativo delle prove, sia durante che alla fine del percorso, delle prove vere e proprie in aula, cioè spetta al docente esercitare, dare, diciamo, sostanzialmente dei feedback sulle attività didattiche modulo per modulo. Un secondo aspetto è che abbiamo optato per una sorta di autovalutazione, cioè a fine del percorso formativo, riprendendo le competenze del Digicom, quelle dichiarate a inizio percorso, veniva fatta una autovalutazione un po' nell'ottica di consentire alle persone di capire dove si sentivano rispetto al punto di partenza e di dare un feedback anche per il futuro. Un'ulteriore prova, invece, un aspetto, diciamo, questi sono metodi, quest'ultimo era appunto di tipo più quantitativo. È stata fatta però, questo per tutta la programmazione di Pane Internet, un'attività un po' ulteriore di verifica post corso, proprio sull'utilizzo. Quindi sono state fatte delle interviste campione con dei campioni rappresentativi proprio nella popolazione dei corsisti, a cui abbiamo chiesto a distanza minimo di 6 mesi
che uso facessero del computer, quindi diciamo che anche questo rientrava nel pacchetto di valutazione dei risultati, proprio per vedere anche se a conclusione del corso, passando del tempo, poi le persone effettivamente continuavano ad utilizzare, i risultati erano sostanzialmente buoni. Poi ci sono state altre rilevazioni più sporadiche, queste diciamo sono sistematiche, oltre ai soliti questionari di gradimento e un'ultima cosa che è stata fatta nel periodo di Pane Inter sono state dei focus group, direi uno all'anno, in cui si radunavano in ciascun punto PEI vari interlocutori. All'interno di questi contenitori sono state fatte delle valutazioni di tipo qualitativo, dalla qualità dei corsi ai contenuti. Adesso spero che non mi sia sfuggito niente. Sì, Stefano, volevi dare qualche contributo aggiuntivo, prego. È microfono, Stefano. Sì, ti sento. Sì. L'ho attivato. Dunque, una breve riflessione sulla domanda, il discorso che è venuto fuori prima sul livello di istruzione e le competenze digitali. Allora, in tutto il mondo, cioè quando si fanno le analisi sui livelli di competenze digitali, l'esclusione digitale, eccetera, il livello di istruzione risulta come uno dei fattori principali dell'esclusione e inclusione digitale. Quindi in realtà è così, cioè chi ha poco, non a caso l'Italia siamo nella classifica europea delle competenze digitali, ultimi subito prima della Romania, perché e la spiegazione è sicuramente l'età media della popolazione italiana, che è piuttosto avanzata e che si correla anche con un livello mediamente basso rispetto ad altri paesi europei di istruzione. Quindi la correlazione a livello statistico c'è assolutamente e è molto forte. Dopodiché, è vero che, come qualcuno ha osservato, gli aspetti motivazionali sono fondamentali, per cui ci sono anziani che sono bravissimi o persone anche con pochi livelli di istruzione che sono, imparano, diventano dei maghetti dell'uso degli strumenti tecnologici e così via. Però statisticamente sui grandi numeri c'è poco da fare, la relazione c'è. Non ultimo un problema di uno, conoscenza dell'inglese, cioè molto molto del parlare del digitale ha a che fare con la lingua inglese, i termini tecnici, le parole, e questo per alcuni è una barriera. In internet si trovano moltissime cose interessanti anche in chiave di autoformazione, quindi soprattutto quando si supera il livello base e si vuole andare su dei livelli un po' più avanzati, chi ha una padronanza dell'inglese, ha un'abitudine, una consuetudine a studiare, sa come fare, come organizzarsi, eccetera, ha più facilità, non c'è dubbio, di chi non ha questo tipo di esperienza. Quindi questo per dire sì, bisogna prestare attenzione, ecco, a livello di istruzione, assolutamente, non deve essere trascurato. Poi sicuramente ci sono molti altri fattori che entrano in gioco e che possono, come dire, poi sui singoli fare una differenza. Finito. Bene, grazie, grazie a tutti i relatori. Direi che ci possiamo fermare qua. Abbiamo superato di qualche minuto le 13:30. Concluderei richiamando proprio una delle competenze del problem solving di Digicom, che quella è di saper misurare le proprie competenze digitali. Quindi fa parte delle competenze digitali saperle in qualche modo valutare e colmare. Quindi speriamo che questo sia un po' anche il modo col quale procederemo all'interno della pubblica amministrazione. Saluto tutti, grazie ai partecipanti, ci vediamo al prossimo webinar. Non vi dimenticate la consultazione, date il vostro contributo, anche piccolo sarà un contributo utile. Arrivederci.